Ciao ragazzi, questa volta mi vorrei cimentare in un'imitazione un po' particolare, quella del tipico italiano, italianotto, italianotto medio, che va in Russia per questioni di lavoro. Magari possiamo ipotizzare che venga da Bergamo, Brescia, quelle zone lì, che va la prima volta in Russia in un viaggio di lavoro e io come interprete, per esempio, lo accompagno, no? Allora, ecco l'impatto drammatico con la Russia del tipico italiano medio. In aereo, conversazione in aereo. Guarda che comunque io parlo un po' di russo, sì, carasol, sì, certo. Che io con i clienti, poi sai, noi abbiamo tanti clienti russi, quindi comunque io parlo spesso e con un pochino mi oriento, perciò te mi servi, sì, però comunque un po' ce la faccio, Ok, ok, bella. Allora, si arriva e c'è il nostro interlocutore russo, è Sergei. Privet, Сергей, как дела? Хорошо, хорошо. Я хорошо, хорошо. Я говорю по-русски, да-да, чуть-чуть. Я Эрминио, из Бреса. Allora, il nostro Сергей fa una domanda in russo, chiaramente a quel punto l'italiano è così. Cosa ha detto? Cos'è che ha detto? No, chiedeva con chi è che ti eri interfacciato per mandare quel progetto. Ah sì, con Vladimir. Sì, ma Vladimir chi? Vladimir Vladimirenko, dai, quello lì, Vladimirenko, è un cognome con Enko, cioè quanti ce ne saranno, dai. Dopo un po' che si parla con altre persone al tavolo. Scusa un attimo, scusa questa roba, ma chi è questo Serioga? Perché continua a dire Serioga? Ma chi è questo qua? E no, guarda, Serioga è sempre il diminutivo di Sergei, è un modo un po' affettuoso che hanno una specie di soprannomi, di diminutivi che in russo si usano, no? Ah, ma adesso ho capito, cavolo. Perché io ho provato a leggere una volta Guerra e Pace, no? Poi ho rinunciato subito perché a un certo punto c'erano 46 nomi, non si capiva più chi era il personaggio. Poi dopo ho chiesto a mia ex, ecco, e mi ha detto: ma guarda che è sempre lo stesso, cambia il nome perché non so, c'hanno questa roba qua, sta mania qua, i russi, non so. Io comunque ho mollato il libro perché capivo un cavolo. Momento del pranzo. Allora, ascolta, vieni qua, spiegami un attimo cos'è sta roba qua. Sì, questa è akroshka. Akroshka è una zuppa. Ma è fredda però? Sì, è fredda perché loro hanno anche delle zuppe estive un po' fredde. Ma non c'è niente di un po' più solido perché c'ho un po' fame, sai, di mangiare qualcosa, un po' di pane, magari gli puoi chiedere. Cos'è questo? Cateletta, dai, va bene, cateletta, da carasho. Questa carne qua di che animale è? Ah, ma non è la cotoletta questa qua? Eh no, cateletta in realtà vuol dire polpetta. Poi la mangia. Ah sì, vabbè, è un po' piena d'aglio, è un pochino pesantina, c'è un po' tanto aglio, ci vanno giù un po' pesantino con l'aglio qua. Dopo, classico, arrivano 46 portate perché quello era solo un piccolo antipasto. E ma basta però, no, niente, spasiba, niente. No, ma questo qua invece è buono, questa roba qua è buona, questa specie di pane con sopra un po' di robe, un po' di diavolerie, questo qua mi è piaciuto, cos'è che è questo qua? No, quella è pizza in realtà, cioè ce l'hanno fatta per farci un favore come italiani. Ah, ho capito. Sergei, su da, secondo. Allora, spiegaglielo te. Mi deve mandare assolutamente il prospetto della facciata dell'edificio entro dopodomani. No, guarda, Sergei ha detto che te lo può mandare tra una decina di giorni più o meno, verso il 15 di maggio. Come il 15 di maggio? Io, ma stiamo scherzando? Sì, guarda, perché adesso dal primo maggio iniziano le feste di maggio dei russi. Vabbè, ma quanto dura? Scusa, primo maggio anche da noi festa. Sì, però le loro vanno avanti dal primo, poi c'è il 9 maggio, c'è un'altra festa e poi c'è il post festa, quindi insomma durano una quindicina di giorni. Questi qua non lavorano mai, ma io non capisco, sempre la festa di qualcosa, di qualcuno, sempre in festa. Poi fammi capire una cosa, ma tutti gli ingegneri sono donne? Mi hanno detto che mi dovevano presentare tutti i capi progetto, tutti gli ingegneri sono 46 donne. Ma io non capisco, in Russia, cioè, cos'è, gli ingegneri sono donne e gli uomini stanno a casa a fare la calza? Allora, dimmi come si dice per favore immigrazione. Immigrazia. E come si dice registrazione? Registrazia. Come si dice convalida? Validazia. Ma cavolo, tutto in Asia. Allora parlo anche russo così, è facile. Allora, Sergei, ascolta. Se voglia, vecera, ristorazia. No? Cioè, andiamo a mangiare al ristorante. Come si dice? Zapra, colazia,
E a potom visitazia, fabbricazia, e se fio carasso facciamo contrattazia e poi da sfidania. Poi ovviamente la questione dei souvenir, perché i russi ti tempestano di souvenir di tutti i tipi, no? Ah, e come hanno portato la bottiglia di liquore alla ciliegia, va bene, buono, dai, grazie. Cioccolatini, ma è una scatola grossa così, ma io c'ho il trolley, cacchio, non ci sta. Ancora cioccolatini, ma si scioglie tutto poi, cacchio, estate. No, basta, guarda, ascolta, gli dici basta questi souvenir, perché, guarda, grazie, spasiba, bellissimo, crassiva, però basta, a un certo punto non ci sta più niente in valigia, io come faccio? Natasha, priatna, ti krasiva dievushka. Ucen. Slusha. Allora, Natasha, eta karasu, perché questo qua ci piace, eta niet, 00, questo qua è bruttissimo, niet, eta niet, pagnata. Ha capito, dai, io penso che abbia capito. Ma siamo ancora qui a salutarli, e dai, basta, da svidania, grazie, spasiba, da svidania, che mi parte l'aereo, dai, su, muoviamoci.